Eccoci qua ragazzi, ci siamo, sì, iniziamo, vai. Iniziamo un pelino prima, oggi ho spostato la live, intanto sono Mighty Mouse, benvenuti. Stasera facciamo FIFA, abbiamo il nostro mitico Barry e il nostro ancora più mitico Ronzo Canale. Intanto vabbè, ho spostato la live alle 9:30 stasera perché oggi ci ho provato, ma internet mi ha dato dei problemi abbastanza pesanti. E quindi non siamo riusciti a fare live e speriamo stasera di riuscirci. Vediamo un po' se internet ce lo permette. Noi facciamo tutto, se non ce lo permette, non si può fare niente. Quindi, per il momento sembra che funzioni tutto, poi
controllerò piano piano. Allora, ragazzi, intanto buonasera. Sono le 21:17 minuti e non so quanti secondi che non ci sta scritto. Siamo con il nostro Bari. Allora, fatto tutto, facciamo un piccolo ripassino per chi magari non segue la serie. Ho portato il Bari in Serie A, iniziando ovviamente dalla Serie B. Abbiamo fatto tutta la serie in B, l'abbiamo fatta su YouTube perché ancora non streamavo il live su Twitch. Adesso, streamando su Twitch, ho deciso di portare il live FIFA. E naturalmente continuo da dove ho lasciato. E niente, in B è andato abbastanza benino. In A siamo, diciamo, sesti. Non va malissimo, ma neanche benissimo. Siamo sesti. Abbiamo fatto 9 partite giocate, 5 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Quindi, diciamo che per come mi aspettavo io le cose, bene o male, mi aspettavo, anzi, forse un pelino peggio, mi aspettavo. Abbiamo fatto ultimamente la partita con il Napoli che abbiamo vinto. Non volevo sapere questo, volevo un altro tabellone. Eccolo qua. Allora, abbiamo fatto, vediamo un po', la partita con l'Atalanta 1-2 che l'abbiamo vinta, e non è stata poi semplice semplice vincerla, perché l'ultimo gol mi sembra l'abbiamo fatto tipo all'ultimo, al 90esimo quasi. Abbiamo vinta 3-1 con la Fiorentina abbastanza facilmente, non pensavo. E qui in FIFA è tutto il contrario di quello che dovrebbe essere. Sampdoria 2-0 ci ha legnato alla grande, ma proprio senza speranza. Sembra che la Sampdoria è quarta, ma secondo me andrà anche su perché per come ci ha stanati. Bari-Napoli 2-0, abbastanza non con grandi difficoltà. Quindi anche qui mi aspettavo una cosa un pochino più difficile. E niente, per il resto abbiamo fatto anche, c'è stato 2 episodi fa, c'è stato anche Bari-Milan e abbiamo vinto 4-1 incredibilmente, anche se abbiamo perso dal Torino e dal Benevento, proprio sono stati Torino e Benevento, sono state le prime 2 partite, e quindi diciamo che vinciamo da chi non ce l'aspettiamo e perdiamo da chi invece si dovrebbe vincere. Quindi, boh, vediamo un po' come vanno le cose. Stasera abbiamo Inter-Bari. Io un po' me la faccio sotto, non so voi. Il Bari, diciamo, del Bari originario non c'è niente. Cioè, c'è rimasto Mikai e basta. E poi qualche riserva bruttissima se per il semplice fatto che non riesco a venderlo Petriccione. È la colonna portante del fancazzismo. Praticamente non è mai entrato, forse un paio di volte è entrato in campo per la disperazione perché non avevo nient'altro, ma credo forse due se sono tante, e praticamente è già stato, diciamo, venduto 3 o 4 volte, ma tutte le volte ritorna. Povero Petriccione, si è affezionato. Io capisco che il signor Oronzo Canà, che è l'allenatore ovviamente del Bari, ha il suo fascino, al suo perché, però insomma, va bene, già ritorna 3 o 4 volte, mi sembra eccessivo. Noi continueremo a provarci, poi al limite ce lo otterremo, bisogna fare. Abbiamo in attacco Luis Enrique, è giovane, credo sia anche promettente, perché io penso, prendo quasi tutti promettenti. A me sinceramente non piace tanto, in realtà pensavo facesse molto di più, invece non si sta facendo vedere. Abbiamo preso Hwang Song, detto anche, soprannominato anche Hwang Solo. Lui in realtà mi piace anche perché ha 18 anni, è promettente, è già un 75, ragazzi, quindi questo va su, speriamo, intanto c'è anche il tablet. Lui è buono, ogni tanto fa qualche golletto, non è quel fenomeno eccezionale che io pensavo, perché pensavo che esplodesse subito e facesse tabula rasa, purtroppo non è andata così, però noi intanto lo alleniamo, è in continuo allenamento, quindi non perdiamo un colpo su di lui, che secondo me questo
ovviamente esplosivo. Beh, STN, se seguite la serie lo conoscete già, lo compra in serie B. Mi piace, è un velocista. È un velocista, è giovane, lo sto allenando anche lui. Secondo me è un overall di 80, ci arriva. E diciamo al momento i COC stanno facendo forse più gol degli attaccanti, quindi tutto dire. Caicedo, Caicedo, vabbè, è uno svincolato 68, non è promettente, almeno che cose, non mi sembra che non è comunque non l'allenerei comunque perché ho di meglio da allenare. Poi abbiamo Sessegnon che è un altro buono. Poi abbiamo Warral che è un po' invisibile. Saloni, Saloni è un 76, 18enne svincolato, ragazzi. E io l'ho presi, a parte l'ho presi era 75, ma valeva già un 8 milioni svincolato. Quindi questo preso e rivenduto sarebbe già un affare, considerando che a 18 anni questo allenandolo va su che è una meraviglia. Peccato che non è attaccante, però anche la difesa serve. Poi abbiamo Dalot, anche Dalot bisogna valutarla ancora un po', ma lei mi piace perché invece ruba palle, è presente. Godino l'ho voluto io per forza e diciamo che mi piace. In riserva abbiamo, va bene, il Kiwi è una primavera. Primavera, ragazzi, non le prendo perché non ho tempo di allenarle, preferisco allenare che è in prima squadra, ovviamente. Abbiamo Krien, che vabbè, diciamo che al posto di Godino ci può anche stare, non è che sia tutta meraviglia. Gomez mi piace veramente tanto ed è un ottimo, un'ottima riserva. Cioè, l'altra volta si era fatto male bestia, intanto Gomez si è fatto forse non uguale, forse quasi meglio di bestia, che insomma, tanta roba. Abbiamo Cutrone che sembrerebbe una gran cosa perché dice uno Cutrone del Milan, l'attaccante, dice come mai e te sostituti perché è una chiavica, ragazzi. È una chiavica. Io ve lo sconsiglio, almeno che a voi, non lo so, vi giochi tutto in un'altra maniera. Io avrò un Cutrone speciale. Ma veramente, ragazzi, no, è lentissimo. E perde su 10 palloni, ne perde 9. Su 10 gol fatti, cioè su 10 tiri fatti, gol che potrebbero essere gol, ne sbaglia 9, ne fa uno. È un dramma io, e sarebbe anche promettente, sarebbe anche allenabile, potrebbe anche andare su, ma io purtroppo spero che quando ci sarà il mercato di venderlo, buonanotte, perché ho veramente. E come vedete, di sostituti e riserve, ne ho veramente riserve, poi sono veramente scandaloso, cioè proprio zero. Anche sostituti ne ho veramente poco. E purtroppo io infatti ho questa rosa che è 4-1-2-1-2 e era quella che tenevo in B andava benissimo perché comunque ero la squadra meno battuta del torneo e andava bene. In A un pochino meno perché il livello è un pochino più alto, però non la posso cambiare anche perché non ho i sostituti adatti per cambiarla. Non ho tutto questo riciclo di giocatori. E poi, soprattutto, anche le sostituzioni io soffro. Perché il difensore, sì, ma c'ho un 65. Terzino destro, non ho il terzino sinistro. C'ho un esterno sinistro, non ho l'esterno destro. Ci vorrebbero molti, molti più sostituti, ragazzi. Poi, vabbè, le sostituzioni alla fine sono tre. Però è un po' un problema. Comunque, ragazzi, dai, questo insomma è un po' il cuore della situazione. E noi andiamo a giocare. Vai, vediamo un po' quello che succede. Nostro mitico Berry. Mettiamo la maglia ufficiale. Ma sai che a me il bianco l'altra volta non mi ha portato bene. Me la voglio mettere rossa. L'Inter, mettiamone quella ufficiale, vai, classica. Ma sempre a bestia fanno con gli allenamenti. Perfetto, ho capito tutto. Dai. Ragazzi, c'è la mira. Uy, che stoppaggio, bestia. Dov'è? Bello! Ragazzi, sono un fenomeno. Ma dai, wow!
No, perché neanche così. Andiamo via. Telecamere che vanno sul Andiamo via, capocannoniere andiamo del campionato. Ci si attendono molti gol da lui. via. Molti gol. Ma me lo spero anch'io, vorrei farne molti gol. Un saluto da Piero Gipardo, riflettori puntati su questo match di campionato. Prima di cominciare, fatemi salutare il mio partner di telecronaca, Stefano Nava. Due Ciao iellatori. Pier, sempre un piacere, Parden sempre Nava, 1 e 2. pronto. Due Speriamo però di iellatori, mi assistere a portano una una bella sfiga partita da commentare. bestia, maledetta. Sfida tutta da seguire, quella di oggi tra Inter e Bari. Ciao, cazzo qua, La io squadra ospite può contare su una difesa praticamente sono nella imbattibile, privacy. la meno superata, la meno battuta del campionato. Ah, sono sempre la Palla meno dietro con una battuta. solidità Non incredibile in pensavo. difesa, concedendo pochissimo. Non sarà facile agli Non avversari fare gol pensavo oggi. che mi avessero già superato. L'ultima volta mi sono preso un paio di gol. Ecco, con l'aiuto della grafica, la formazione dell'Inter. Bardi, L'allenatore si D'Ambrosio, affida oggi al Van. 4-5-1, almeno in Fammi partenza, ma di fatto leggere. potrebbe trasformarsi in un Locadia, 4-3-3. Pepi, almeno ti posso Valero, dire, con la presa di Pedro, Montefeltro è tutto D'Ambrosio, tuo. Vecino, con Gia, ma che è? Jairo, D'Albert, Sidney, Bardi. Ragazzi, io calcisticamente sono ignorante in una maniera assurda. Gioco a FIFA perché mi piace Questo è gestionare, che l'11 secondo della me è squadra ospite. stupendo. Hanno scelto di Comunque è schierarsi con un emozionante anche la 4-4-2 con partita, trequartista devo dire la verità. dietro le punte. La sua posizione alle spalle dei due attaccanti potrebbe essere una delle chiavi del match. Mica è grande portiere del Bari. Me lo sono portato dalla Serie B, era un 72, un 79. Purtroppo ha smesso di allenarsi, purtroppo, È tutto perché. pronto, l'arbitro fischia il E calcio ha d'angolo. 24 anni, non è che sia vecchio, eh. E 24 anni è uno dei più vecchi della squadra, oltretutto. Saloni, non mi tradire, Saloni. Oh, Punta l'area. vai Gaudì. Dai che c'hai Cesse che. Avanti, Bardi. Cesse, non cominciamo, vai! Scatta, porca. Oddio! Occasione d'oro. Risultato che si sblocca subito dunque, grande Ma non lo. partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti. Pazzesco. Che Anzolo! eroico. E questo gol potrebbe cambiare il Ma tema tattico della gara. non l'ho capito tanto io sto. Un casino è successo. Il gol era nell'aria e puntualmente Perché ho Ernest fatto un che dice che passaggio l'assenso assurdo della che non me punizione può l'aspettavo. Lui sporcare l'ha il film del gol, parata, facendo Anzolo scivolare stava l'arbitro nel che mezzo, tentava di fermare il sgambettato tiro, in una maniera proprio per rimanere in indecente. rete dopo la prima respinta del Forse ha anche portiere. toccato Sidney, ha toccato pure il pallone. Vediamo un E il volto grande Ronzo, disteso finalmente poverino, dopo il com'è gol, dimagrito Ronzo dallo che sancisce il stress. vantaggio della sua squadra. Anzolo, Anquan Song per gli amici Anzolo, ricordiamo perché fa figo. Hanno aperto le marcature con questo Oh, gol, intanto 1-0. il grande Anzolo l'ha messo, hai Vessino. visto? Non ne fa Sidney. tanti, non ne fa tanti, Zacca, ma dai che ce l'avevi! Prova l'avanzata Ma libera. sbugiardato subito. Intervento tempestivo del Caicedo. difensore che intercetta il passaggio. Anche Caicedo, nonostante sia un 68 svincolato che non si allena nemmeno più. Ragazzi, C'è spazio per andare. però fatevi vedere. Vai, 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 Luis, vai, Luis. Vai, Luis. Hanno perso il pallone dopo la Dai, ma rovescia, buono che quell'intervento difensivo. minchiata. Buona l'intuizione qui. Perché è questo così 40 lento? metri. Warral! No! Occasione. Strepitoso qui il portiere. Sulla conclusione a botta sicura. Grande, Era Mkhitaryan è gol. veramente un Non so come abbia fatto a salvapartite. prenderla. C'è il cross in mezzo di Pedro. No! Porca Valero. Fuori gioco, offside, tutto fermo. Esiste una paura di fare un fallo nell'area di rigore che non immaginate. Ma che cazzo Può fai? colpire da lì. Ma perché Quando non l'ha riesce a costruire tutti, presa? gol da una parte, gol dall'altra e gara in parità. Ma cosa Ah, cazzo ha stiamo fatto? divertendo, mamma mia. Ma Anche il chi è pubblico sul tribunale Warral? sembra gradire lo Chi è che ha spettacolo. fatto Speriamo sta continui così. cacata? Gaudino. Gaudino non Hanno l'ha pareggiato presa. dunque 1-1.
Cioè, ragazzi, non siete vigliando per il culo. Ma che cazzo. Non è mai successa una roba del genere. Oddio, che passaggio. Tiraci. Porca. Stanno facendo dei passaggi filtranti. Come quello di Mikai, che è bellissimo. No, i passaggi in attacco hanno fatto, saranno stati casuali, però dai. Ma non può essere! Ma perché? Ma dove l'hai visto un palo a un metro dalla porta? Ma non. Ma neanche fossero le porte dei bambini di mezzo metro. Vai Saloni, Saloni. Occhio al suo movimento. Guardalo, guardalo. Non può sbagliare da lì. Ottimo intervento, senza fronzoli. Non mi dica che mi brucia una partita come questa, perché lui ci mette sempre il braccino, il maledetto, eh. Dai ragazzi, però non la buttate via così, su. Io ho appena mangiato, non ho voglia di agitarmi. E dai però. Non controlla. Locadia. Possibilità di contropiede. No, Warhol comunque è troppo lento, ragazzi. Cerca. Ma quanto ha di velocità? 10. Qui la difesa, palla allontanata. Porca Valero! Che non ha chiamato il fallo, non so come mai. Non bisogna farsi. C'è un buon anticipo. D'Ambrosio. Ragazzi, perdete dei palloni. Doppia. Ma prova l'avanzata l'Inter. Io voglio sapere chi è Warhol che è così lento. Scusa. Gaudino. Gaudino. Mi sono svenato per comprarti così. Mortacci tua, sei lento come Erminonno. C'è spazio per andare. Estien fa il miracolo. Gaudino. Vai, vai! Ma cosa fai? Ottima. Ma c'è. Lettura, recuperano il pallone. Ma ce l'hai dietro il pallone, dove vai? A fa funghi, vai. Come buttare via una partita. Occhio, vinta. Anderson Saloni, ragazzi, c'è sempre. Quello già sta smadonnando. Pedro. Ronzo. Occhio a traversone. Pallone sulla traversa e gol. Non ci credo. Un pizzico di fortuna qui. Pallone che entra dopo aver picchiato contro la traversa. Eh sì, la buona sorte ha avuto un ruolo fondamentale in questo caso. Ci vuole anche quella. Cioè, al fischio dei 45. Primo tempo divertente. Dai, una buffonata, su. Questa non la possiamo perdere. Andiamo. E chi mando? Dalot è cotto, non c'ho nessuno. Caicedo è cotto, c'ho il kiwi, che è? Vuoi buttare il kiwi? No. Almeno se famo due risate. Luis Enrique, chi metto? Cutrone. Così, ecco, mettiamo Cutrone, così. No. Ma no, non esageriamo. Vabbè. Così vi faccio vedere come lavora Cutrone. Siccome poi uno dice, ma siete che no, non hai compreso la genialità di Cutrone. Ma vi faccio vedere. Con l'Inter avanti, vedremo se conserverà questo vantaggio della ripresa. Si potrebbe vincere con l'Inter, dai. Grande Anzolo. Ma oh! Perde il pallone. Capisco che siete stanchi, ma oh! Sì, buona. Misura, palla recuperata senza problemi. Che poi anche gli altri stanno coperti, no? Mica si smaccano. Dai, su! Si avvicina all'area.
Vai, Gaudì, grande. Comunque li vedo affossati, li vedo che non ce la fanno. Perché questi non sono imbattibili, sono battibilissimi, solo Gaudì. che corrono il doppio di noi. Guarda, guarda, e passa il pallone. Vai Cutro, vai Buono il Cutro, lancio, bestie! prova a far partire il tiro. Hanno a disposizione Chi l'ha Calafiori, questa è una presa? buona chance per arrivare al pareggio. C'è la sostituzione dunque dell'Inter. Corner battuto in mezzo. Beh, Pallone sì. spazzato via bene dalla difesa. Sembrerebbe esserci qualcosa di più di un semplice interessamento da parte del Valencia per un obiettivo importante per il rafforzamento Dai, ce dell'Inter. È presto l'avevi! per dire dove finirà. Ma no. Porca Valero! Vantaggio che Niente. comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, una per gli Niente, avversari. È finita. ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per Finita, si loro, poteva anche vincere perché sta oltre a partita. tentare di segnare devono fare Se non si attenzione a faceva non subirne la altri in cazzata difesa. Non subito facile per quanto si è al visto finora. pareggio. Guadagna metri verso l'area. Gran palla, pericolo. Recupera il Fallo! pallone con un intervento No, decisivo. non era buono. Porca Valero. Porca vacca. Questi ce ne stiacca un altro. Su ragazzi. Meno male che era la squadra meno battuta del torneo, eh. Meno male. Ne abbiamo presi tre. Vai bestie. Vai bestie. Vai Punta bestie. l'area. Vai Cutro, vai Cutro. È il pallone Ripassa. giusto per riaprire la sfida. Allora, bestie. Sostituiamolo. Perché non è che sta giocando male, ma come si è arrivato? Cutrone al kiwi. Perché è esaurito, scusa? Al kiwi, Cutrone, basta. Spazio per andare in contropiede. Il prossimo incontro di Vai, campionato li questo è un avremo. altro gol, Occhio al vieni. contropiede. Occhio qui. E c'è la conclusione. Sunfete. E c'è il gol. Palla in rete. Bello. È il suo secondo gol personale. Vedremo adesso se riusciranno a limitarlo un po' meglio. Ormai è andata. Continuano a regalare grande calcio, gol e non hanno intenzione di fermarsi. Ormai è andata. Sono il Cutrone che porta Roma. Occhio al suo movimento. Magari allenandosi è migliorato, Ferma adesso l'azione, porta recupera il anche pallone Roma. mettendosi sulla traiettoria giusta. Oltre che giocare male. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Mamma mia che sciabordato. Mamma mia che sciabordato. Su. Ragazzi, però. Grande recupero. Ci mettono mezz'ora. Locadia. Questo gli passa il pallone tra le gambe, Shomai. mica lo fermo, Prova l'avanzata no? l'Inter. Vai, Può fanne un far male da lì. altro. C'è la parata sicura del portiere Oh, che blocca forse si è il stancato di lanciare i missilati. pallone. Si è già Povero visto dominare Mkhitaryan. una sola squadra. Difficile possa cambiare nel finale. Guarda, questo, Contratto guarda, chi riuscito. è? Palla che Anzolo, rotola non gliela via. fa più Anzolo. Non è neanche Tedio. colpa sua alla fine. Ancora 5 minuti da giocare. Perché tutti gli altri se ne fanno Porca 90 Valero. minuti, poverino. Recupera palla. Vai, Sta cercando SS, bene il non pallone. tradisce. Sotto le gambe dell'arbitro. C'è spazio per andare. Buon Che recupero del per un pallone. Possono millesimo di ripartire. secondo. Niente, ragazzi, non ci si fa neanche a tirare, non ci si fa. João Mario. Primo tempo Ci l'avevamo saranno a tenuta, il recuperare. Due secondo minuti. tempo, Buona guarda, l'intuizione qui. secondo tempo hanno proprio Cerca il mollato. pallone profondo. È finita. Palla ancora pericolosa. Pericolo Pedro. Attaccante che era partito tutto Il solo tampone verso la fa porta neanche un avversaria. altro. Forse è arrivato un po' stanco al tiro. Aveva fatto tutto bene. La Ci conclusione hanno sarebbe stata ancora più stuprato, ci facile. hanno stuprato, Game over. ragazzi. Finisce la gara. La parola esatta è stuprato. Tornano a casa con una sconfitta, qualcosa di interessante si è anche visto, l'impressione però, Stefano, che ci sia ancora molto da lavorare.
L'allenatore avrà sicuramente il suo bel da fare per correggere. Cosa vuoi correggere? C'ho questi in campo e soldi non ne ho. Cosa vuoi correggere? Ah, brutte. Allora sei, perdi 2-1, così ci stiamo. 4-1. Vuol dire proprio che l'hai subita. Molle. Anzolo, Saloni, Gomez e Dalot. Allora, siccome Dalot siamo un po' in crisi mistica, devi mettere SS. Si è comportato bene. Saloni c'è? Sì, Saloni c'è. Gomez c'è. Abbiamo bisogno di Bastien. Abbiamo bisogno di aiuto. Aiuto per fare gol. E mettiamo lui, dai, va bene. BCCC Saloni, data 77. Sti cavoli, Saloni diventa la bestia. Va a finire che Saloni mi vale 70 miliardi, Saloni. Che non venderò poi alla fine. Allora, ufficio, vediamo cosa ci dice l'ufficio. Polonia ritirata, chi se ne frega, con l'occhio giocatore. Salve mister, mi piacere vedere che crede in me. Certo, credo in te, non c'è nessun altro. Tonucci, mi aveva fatto delle promesse, in vita ho fatto delle promesse, in A, no. Poi 30 anni, ma cosa vuoi? Ma sta buono. No, vedi il casino. Siamo settimi. State zitto. Chi è? Signor Canà, come ampiamente discusso a inizio stagione, l'obiettivo investire nella crescita dei nostri giovani rappresenta un traguardo importante per il club. Traguardo che al momento sembrerebbe fuori dalla nostra portata. Quindi la invitiamo pertanto a consultare gli obiettivi specifici che avevamo fissato e a fare del suo meglio per raggiungerli. Cordialmente la dirigenza. Crescita giovani! Non lo faccio io, perché non ho spazio. Acquista un giocatore chiave nel ruolo di attaccante. Ne ho acquistati 20 d'attaccanti. Ne ho acquistati Anzolo, Luis Andres, come si chiama? E due. Va bene, anche se non ce la faccio non mi frega. Anders, oh, ma ci andate via, ma che volete? Ma più siete, non sapete fare, più rompite le balle. Vi ricordo che i seguenti giocatori saranno impegnati con le rispettive nazionali dal 15 novembre al 21 novembre. Caicedo e Ayer. Va bene, possiamo fare anche a meno. Oggi abbiamo Perugia. Mi voglio rifare subito il Perugia. Vediamo un po' il Perugia. Oh, 19esimo, l'ha vinto due sole. Non vuole mia vincere proprio con noi, eh. Dai. Capisco che non siamo fenomeni, ma insomma. Comunque ragazzi, quest'anno mettiamo bianco che il rosso ci ha massacrato. Quest'anno l'obiettivo non è naturalmente vincere la Serie A, perché come vedete non è fattibile. E l'obiettivo è quello di, che devo fare qua? Lo fa? Passarla? No, non ho capito, devo passare? No. Sì, vabbè, troppo difficile. Ciao a tutti gli amici da casa. Oh, Perugia, dai. Stefano Nava. Subito. Tanto poche chiacchiere. Pronti per la sfida che vede di fronte. Aggressivi, picchiare duro. Tutto pronto, si parte. Picchiare, aspettate un po' che c'ho il tablet nel mezzo, non vedo. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa.
si schierano col 4-4-2 oggi. Guarda se mi fa il culo anche il Perugia. L'altro dietro alle punte. Classico rombo, sono proprio mi autolicenzio. Vedi, loro al primo tempo la giocano, la giostano. Nel secondo tempo muoiono. C'era puntuale qui il difensore nel recupero. C'era quella accanto. Respinge il pallone di pugno. Sono tutti frizzanti il primo tempo. Secondo tempo muoiono. Cioè diventano degli zombie praticamente. E gli avversari invece sono sempre freschi. Tocco verticale interessante. Dai, muoviti. Gaudino. Sempre al limite. Caicedo. Dai ragazzi, un po' di rigoletti subito, su. Che poi entra il primo. No, chi è stato? Caicedo, il passaggio, perché hai tirato? Caicedo si fa prendere da subito dall'euforismo. Non è il tuo ruolo, ti ne importa. La traiettoria verso il centro. Che fai, l'inchino? Prova la botta. Si rispera, giustamente, ma deve essere una buona opportunità. Probabilmente le capite. Diciamo delle cazzate, ragazzi. Mikai non fa come prima, Diciamo delle cazzate. Gaudino. Giorno speciale oggi per lui. È quello del compleanno. Ah sì? Come auguri, carino. Fai un bel gol allora. Caicedo. Dai, era lì! Come cavolo! Gaudino. Vai Gaudino, vai in porta a fare. No, non c'è andato più. Vai il prossimo anno. Guarda, si azzoppa da solo. Non mi azzoppa a me questo. Attenzione, pericolo. Prova a calciare. Fuori. Sicuro? Non era fuori gioco? Ha alzato la mano l'arbitro, ho visto. Avrò delle allucinazioni da gaming forse, no? Del prete. Ma avesse alzato la mano. Ma che c'è? C'è rimasto Cutrone, no? Si avvicina all'area. Ok, no. Porca. Pigliala, salta! C'è stata la deviazione, l'arbitro assegna la touche, la rimessa con le mani. Ma l'avrebbe preso di testa però. Bianco. Spino. Dai ragazzi, non possiamo star qui a soffrire con loro però, Crossa eh. Verso il centro. Dai, guarda lì, se non fa neanche a tirare giù. Anche la porta, dai. Metteremo un gol eccezionale. È difficile fare gol qui, ci ha provato. Apprezzare comunque il tentativo. Vai, vai lì, il tuo compleanno. Sudatelo. Compleanno, vai. Perdono palla dopo l'intervento del difensore. Bestia, sei più che una volta. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Messi, da quando si è fatto male, ragazzi, che l'ho sostituito. Non è più come prima, il pallone non glielo levavi neanche se piangevi. Ottimo intervento. Ragazzi, dai, rapidi, scattare, su, forza. Sembrate che dormite, fregatelo un cavolo di pallone, superatelo, Nomo. Bianco. Dai. L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore. Fuori. Bello. E viene dunque inserito Mustacchio. Tra i cattivi, cartellino giallo per lui. Speriamo per lui che il suo nome non compaia due volte. Non hai visto il fallo all'arbitro? Al portiere, prima volta. Se mangiappano mica è finita perché non ho portiere di ricambio. Oltretutto. Vai Saloni, sgambetta un popolino. Vai che ti fa bene. Superalo, uno, superalo per favore. Sì, vabbè, vorresti far troppo. Vabbè che Warren non è un fenomeno. Ci saranno 2 minuti di recupero. Come Saloni, ma... Uè. Palla vagante adesso. Coccolo. E si chiude qui il primo tempo, 0-0. No, non si può né perdere né pareggiare, ragazzi, questo, dai, che se no veramente non sono neanche stanchi io. Mi fate cambiare bestia che no. Non mi guaglio, scusate, Scusate, sono un forte sostenitore.
di bestie, ma da quando pronto, si è fatto si parte male con il secondo tempo. Molto probabilmente è rimasto male che lo sostituì e basta, però ecco, non anche prima squadra che corre meno di me. Gaudino. E che cavolo best. Gomez, chi è? Gomez. Ottima la lettura del difensore. Eh sì, dai, già tua. Belmonte. La mustacca, lo fa un altro follettino così. Recupera palla. Caicedo, Caicedo è ne vuol fa troppe. Splendido intervento di Caicedo. Stesse più calmino. I principali quotidiani sportivi hanno riferito l'interesse per il giocatore da parte di. Ragazzi, Juventus. Non ci si fa. La oh. società si starà fregando le mani pensando a quanto potrebbe incassare. Mi tocca anche riuscire. Possibile cessione, ammesso che decida di farlo partire. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Vai Malle, vai a casa. Ragazzi, oggi non cuoia la situazione. Hanno preso anche la traversa, occhio al corner. Tacco che svanisce. Del Prete. Che fa questo? Si fanno vedere. Prova la botta. Del Prete. Dice di no. Arrivano le torri di nuovo. Per sfruttare questo cross sul calcio d'angolo. Lo fa un golletto. Lo vogliamo. Che è successo? Attenzione, rigore. Ma cosa rigore? Ma di cosa? Non cosa è successo? Non ho pigiato una minchia. Non la voglio perdere con il Perugia, ragazzi, no. Freddissimo dal dischetto. Io non. Come minchia ci si tuffa col portiere. Metri. Qua ha preso anche palo gol, ha fatto. Ha lasciato scampo al portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0. Ah, questi non piano il pallone. Su! Disastro totale stasera. Insomma, dunque l'azione d'attacco. Disastro totale. Stiamo affondando come il Titanic. Madonna. Oh, stronzi! Fa male? Vale il pareggio, loro non mollano. Ma te ne stiamo con altro. Solo che sapevo. E Anzolo. Però Anzolo. Nel bene o nel male, sempre. La regia ci mostra nuovamente il gol. Sempre ha tirato, non si sa come. Però la fa. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Dai ragazzi, in alto, dai. Guarda, si sono spaventati. Hanno capito che possiamo far male. Adesso andiamo e li sfondiamo. E senza vasolino. Qualcuno? Qualcuno? Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Può essere pericoloso. Oddio, ma no! Ma che. Ma poi uno non si deve incazzare. Ma non si deve incazzare, ma. Cioè, ma dove. Dove esistono ste robe? Dove esistono? Io non l'ho mai vista in vita mia ste robe. Verso il centro. Attento qui il difensore che allontana. 76esimo. Ottimo intervento. E dai, poi la passa una sotto le gambe anche te, no? L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Dai Gomez, è il tuo momento. Fammi capire quello che vali oggi. Ecco. Gli dà una mezza spallatina e si piscia addosso. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuori. Rien, dai. Gaudino, va a casa che è meglio. Avevo grosse speranze in te. Ma come.
Si vince. Ci sono metri a disposizione. Vai Gomez, vai Gomez. Imbriacali. Ragazzi, però cacchio, qualcuno, no? Non capisco, è la mania di restare sempre coperti così. Mancano 4 minuti alla fine della gara. Dai, non voglio fare il gioco. Si avvicina all'area. È orribile. Interrompe bene l'azione, intercettata. Dai, dai, ultima azione. Si abbassa per farsi dare palla. Devono sfruttare questa occasione. Boh, lascialo indietro. E però, cavolo, spezza di due gambe. Se ce l'ha. C'è la rimessa con le mani, può nascere qualcosa di interessante. Ecco, quello porta rogna. Stai zitto. Oh, oddio, ma che cazzo ha parato? Ma come cazzo l'ha parato questo? Ma gli ha tirato una fucilata pazzesca, gli ha tirato. Match che si è mantenuto in equilibrio per tutti i 90. Ma come fai a pareggiare col Perugia? Su, praticamente annullate in campo. Credo che alla fine il risultato sia giusto. Nessuna delle due. Oggi finisce male. 1-1, bello schifo. Io non posso nemmeno rivoluzionare niente perché non ho elementi. Io posso solo continuare ad allenare, sperando che piano piano chi di dovere faccia quello che deve fare. Bestie, non lo so. Lui continua a crescere, il gollettino lo fa sempre, al solo. Non ti posso eliminare, l'unica cosa che voglio fare, cioè non ti posso eliminare dall'allenamento. Vorrei farti fare un po' di controllo testa. Però restiamo così, perché noi vorrei fare sempre il solito... scivolata, contrasto. Bestia, ragazzi, ultimamente non mi sta. Non capisco perché solo due. Solo visione, passo corto. E il resto niente. Sono veramente indeciso perché Figuera, mai visto e conosciuto, ma le Eduardo, scusami Eduardo, ora che ci penso, che fine ha fatto? Eduardo, dove sei nato? Che minchia ci fai lì? Devi andare al posto di Luis Andres che è una cippa. Si era fatto male? Posto di John, dai, che tanto è inutile lì. Vediamo con Eduardo qualcosina cambia perché lui mi piace abbastanza. Infatti sarebbe anche esterno sinistro, non lo metto come esterno, cioè l'avevo preso inizialmente come esterno sinistro perché c'ha il doppio ruolo. Ah, la squadra di Venezia si è interessata a Petriccione. No, vabbè, mi viene da ridere. Ah, Petriccione due volte già, eh. Rimandiamo la terza, trattiamo, vediamo se mi danno un milioncino. La saltiamo. Allora 700, no, un milione me lo danno, 800, dai. Forse di un milione si incavolavano via. Vai Petriccione, per favore non tornare più, tanto ritorno sicuro.
Allora, c'è qualcosa qua di... Ma qui i svincolati non ci sono, bisogna... Giusto, no? Bisogna andare, poi guarderemo, ma i svincolati, mi sembra che ho già visto, non c'è niente. Noi avanziamo, mo, arriviamo, siamo a novembre. Oh, ma allenamento? E mi fai saltare tutto? Ah, ecco allora, la trattativa per il trasferimento di Jacopo Paticcione alla squadra Venezia è saltata perché non sono riuscito a trovare un accordo, capito? Sapevo già. Reso conto su Kennedy. E beh, non sarebbe affatto male, esterno sinistro. E beh, questo mi piacerebbe, 6 milioni. E chi ce l'ha? Ne avete reso conto di Rudan Shobi. Vabbè, questo neanche a guardarlo. Questo invece mi piacerebbe, però io non c'ho cosa gli do. Non c'ho niente. Ok. L'occhio giocatore, chi è? Sono in ottima forma, Gomez. Ti voglio dar retta, Gomez. Siccome il nostro amicone bestie vede che è un po', si è un po' ingobbito. Eh sì, però io voglio anche cambiare Luis Enrique. Luis Andres, Luis Enrique, mi sbaglio sempre. E guarda, perché te ne stai lì? Perfetto. E lo mettiamo al posto di John. Salva. E Gomez, perfetto. Allora abbiamo... Va bene. Se andare a quinta, però. Siamo con il Sassuolo. Ma allora, dato che abbiamo pareggiato con il Perugia, il Sassuolo potrebbe accadere di tutto. Anche con le ultime posizioni. Sassuolo decima. Dai ragazzi, su, basta con questa fase negativa. Rosso? Mettiamo le camicie, mi piacciono le maglie classiche. Andiamo, tanto qui non ne azzeccherei una. Qui è Piero Gepardo che vi parla e vi dà il benvenuto a questo match. Come al solito, non sono da solo, con me c'è, come sempre, Stefano Nava. Ciao Pier, e un saluto agli amici a casa che hanno scelto anche oggi di essere in nostra compagnia e io in tua. Le Io in tua. Ma che protagoniste del match cazzo di oggi sono stati? Sassuolo Io e in Bari. tua. Io non ho mai sentito di nella lingua italiana. Comunque, io in tua. Sbaglierò Tifosi e giocatori del io. Napoli E io speravano in ovviamente in una tua. stagione diversa, pare che dovranno rimandare i propri sogni di gloria al prossimo anno, la classifica attuale non lascia spazio all'ottimismo, squadra poco efficace e concreta rispetto al passato. Campionato sottotono fin Bassatoni, qui loro. Beh, è vero, possono ancora risalire la china, ma sarà comunque difficile recuperare il terreno perduto e puntare al titolo. eh. Ma ora deve Non iniziare hanno la approfittato partita, bene del senti fattore questi due campo che ti nell'ultimo match sparano. ottenendo soltanto un Stai pareggio. buono, Hanno state pareggiato da zitto, un fatti termine di una l'affari tua. prestazione senza infamia e senza lode. Oggi non basterà evitare la sconfitta. Ecco No, no. gli 11 di partenza del Sassuolo. Partono dunque col Sassuolo. 3-5-2. Il Terzino sinistro. È Sassuolo. sicuramente un modulo buono per ogni stagione, Sì, che è può primavera. trasformarsi facilmente alzando o abbassando gli esterni di centrocampo a seconda se ci sia bisogno di Questo che maggiore spinta fai? o di maggiore copertura. Cioè, Ecco il tiro! questo è Immobile mezz'ora con la in palla presa tra piedi, sicura. boh. Ecco Occhio al contropiede. Vai. Non è finita. E vai, maledetto, Ottimo intervento te ti difensivo. spezzo le gambe. Luca Mazzitelli. Sala.
Ho fatto il blocco a palla come a pallacanestro, può ho fatto. avanzare. Prova a far partire il tiro. Una parata Ragazzi, se incredibile. difendiamo un cincinino, Palla in out, magari ci non sarà arrivano in corner per il porta con la Sassuolo. palla tra i piedi, Occhio no? corner. Portiere che Mamma risponde mia. qui senza grossi problemi. Guarda questo, che vuoi, tira a te in porta, dai. Gaudino, tentativo di pressing, è stato fermato dal difensore. Avanza, palla al piede. Ecco il tiro. Pallone troppo alto, si riparte con una semplice rimessa dal fondo. Dai, su. Vai, se con Prova questi d'attacco, non tacchi, va. colpi di tacchi maledetti. Occhio al suo movimento. Con questa Qua? palla e punta alla porta. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Sì, ha preso per il miracolo. Vai, vai, superalo un po'. Allora fate un passaggio Tocco di Ivanovic. maledetto, che sia uno, senza rimpalli. Perdono il pallone. Oh, vai godì, vai godì. Se ti lasciano C'è andare, spazio vai. per andare. Occasione. Occhio al tiro. Hanno aperto le marcature con il Mollè. gol e Mollè vedremo fa loro gli il spazi per continuare gol. a Vabbè, crescere. detta Non tutta qui. credo sia finita qui. Mi aspetto una Mollè che fa grandissima un gol. passata. Potranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria. Un gol bellissimo, ha sorpreso il portiere con un tiro di rara precisione. Ha saputo Cioè, calcolare ha il fatto tempo tipo un giusto e passaggino, ha ha trovato la fatto. rete. Mamma mia, Mollè fa il gol. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Siamo Federico proprio messi Lecce. male. Lecce. Grande Gomez. Punta l'area. Dai, vai Ha Anzolo. spazio per andare. Ma non L'arbitro ha è risposto bene al giocatore. fallo. Guarda che c'è Capellini incollato alla testa, non è fallo. È arrivato il Vabbè, cartellino giallo per lui. Sensazione che se lo aspettasse, Pier. dai, sono. Un po' perché era rosso. Bene qui Vai il che difensore dietro sedo. la linea di passaggio a riconquistare Vai, il pallone. Paragna Evuardo. metri. A rimettere dentro. Buon Ma efficace che cazzo, l'intervento del ma come fai portiere. a parlare da un Salva. centimetro? Ma che. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Ci sono metri a disposizione. Salta l'uomo. Può far male da lì. Tiraci! Tiro lungo. Attenzione, c'è Madonna, fuorigioco. che C'è cosa è fuorigioco, il successo? marcatore sembrava a pochi passi da lui. Sala. No, fate i culattoni, Magnanelli, eh. attenzione. Volete. È stato fermato in offside, è scattato con un attimo di anticipo, finendo Mamma oltre mia. l'ultimo difensore. Non era Io avevo comunque fatto una chiara azione da fallo rete. io, eh. Dai, Sessi, muoviti per. Non L'ultimo tocco è il ci suo, metto sarà rimessa un'ora per laterale. passare un pallone, su. Gaudino. Anzi, ma mi sembrate ritardati stasera. Occhio, Vai cerca l'area Anzolo, di vai rigore. Anzolo. Bello! Attenzione, pericolo! Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora Bello, per gli avversari. questa Ancora mi è pericolo per Andrea piaciuta raggiungere perché è vittoria. stato Si fa dura sul ruolo. costruito Anche perché oltre a tentare di volontariamente, segnare, non è devo fare stato frutto attenzione del a non caso, del subirne altri in rimpallo. difesa. Non facile per quanto si è visto finora. Però è sempre floscio, lo so. Stasera non so come mai, floscio. Da lì non poteva proprio sbagliare. Troppo facile, dovevano marcarlo meglio. C'è anche il La regia ci tiro, mostra nuovamente il gol da floscio. un'altra inquadratura. Capito? Non si guarda. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Magnanelli. Volevo sapere a quanto stiamo, Ancora 3 minuti da giocare. 45esimo.
Ragusa. Beh, comunque ora stiamo almeno un pochino più tranquilli. Si avvicina all'area. Uè. Caicedo. Va bene, va bene. E dopo 45 minuti di gioco, dunque 2-0 il punteggio. Ma che, perché fuga? Che l'ho visto protagonista. E Ward, sapeva che Ward il gollettino lo faceva. Al successo della squadra nei primi 45 minuti con... Allora, dato che la partita si sta mettendo abbastanza bene, noi Ward lo levo. Così mi si riposa. Anzi, leverei Anzolo che c'ho già il cartellino giallo, anche se un gollettino io lo vorrei far fare a lui, magari aspettiamo. Mallet è cotto. Però io di esterno a destra che ho? Nessuno, bene. Mallet. Vabbè, dai, ascolta. Per il momento lasciamo così. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Io spero di vendere qualcosa al mercato, quando ci sarà il mercato, di prendere almeno un terzino. E possono ripartire. Terzino destro. Perché. Oh, Anzolo, beh. Buono l'1-2. E io in te. Federico Ricci. Bello qua. Che sei, bravo. Guadagna metri verso l'area. Ma che c'è? Qualcuno, dai! A spazio, prova! Madonna, che cattiva sta Miss Mallet! Ci aspetta il calcio d'angolo. Hai capito Mallet? Bravo Mallet, complimenti. Nel tentativo di arrivare quantomeno al pareggio. Mi sei piaciuto. Bravo Mallet. Capito Mallet, quasi quasi. Mi sei guadagnato una buona considerazione. Provo a far partire il tiro. Un tiro davvero inguardabile. Cioè, come fai a tirare? Basta. No, non dico niente. Maglianelli. Detto che oggi la squadra non si abbassa per ricevere il pallone. Guadagna metri. C'è spazio davanti a sé. Oh, non fermate uno. No, è il pallone giusto per riaprire la sfida. Portiere, sì, che smette la conclusione senza particolari. Ma vaffanculo, te l'ha mai detto nessuno, eh? Occhio al pressing. Vai, ancora. Guardalo, guardalo che c'è. C'è spazio per andare. No, porca. Attenzione, tutto solo. E il pallone entra. Se non fosse fuori gioco io. Il raso terra che finisce in rete, il portiere non ci arriva. Ha finalizzato nel migliore dei grande, lo volevo il gollettino di Anzolo, ho aspettato a cambiarlo per proprio per questo. Calcolato al millimetro. Pensavo fosse fuori. Porca, ha lisciato il palo proprio. Bello, bravo. Poi liscio, liscio, se prendeva il palo ti sparavo. Oh, 7, ragazzo. Con questa rete aumentano ulteriormente il proprio vantaggio. La vendetta del bar contro un povero innocente. Ci sono metri a disposizione. Arbitro che concede. Vediamo cosa decide l'arbitro. Che sei, due bestie. L'allenatore decide di richiamarlo in panchina. C'è la standing ovation. Eh sì, vabbè, esagerato. Ho preso un paio di palloni. Che sei, uno dei possibili uomini partita. Portiere che interviene senza problemi su questo colpo di testa. Più che un tiro, sembrava un tentativo di alleggerimento. Cosa vuoi che ti dica? Mancano 20 minuti alla fine. Ecco. Ottimo intervento. Vai, guardo. Occhio che guadagna metri. Ma perché vi fate sempre buttare via con una spallatina? Pegolo. Cioè, ragazzi, ma voi siete tutti esili così?
EA Sports vi offre la prossima gara in trasferta di questa formazione impegnata nel campionato di A. C'è campo per la ripartenza. Grande uomo. Pallone sulla corsia. Chiude alla grande. Vai, guadagna il terreno che puoi. C'è spazio per andare. Conquista una buona posizione da posizione interessante. Krien, vai, finisce la situazione. Sta per arrivare il momento del cambio. Volevo cambiare solo e poi non l'ho cambiato. Questo tirerà sicuramente. Prova la botta. Portiere che qui può tirare un sospiro di sollievo. Sì, sembrava battuto. Per sua fortuna la punizione è terminata di poco sopra la traversa. Occhio al suo movimento. No, però... Occasione. Bello questo. Di classe. Di classe. L'ha appoggiato di classe. Non si può fallire da lì. Che te l'ha fatto? È stato Gomez? Bestia e Gomez. Bestia e Gomez. Bisogna mettere in squadra tutti e due insieme. Ho capito il trucco. L'allenatore può essere soddisfatto, direi, di come sta giocando quello oggi. Quello con la le mani nei squadra, capelli. Stanno dominando il match. Sesto, anche Gomez. Gara che sta per finire. A quanto pare c'è una distanza insormontabile. Duncan. Ok, adesso basta gol. Riposiamoci, non affatichiamoci troppo. Occhio, cerca l'area di rigore. Guarda il movimento in area. Poi se capita il gol lo fa, ancora 4 minuti da giocare. Che fa morale. C'è spazio davanti. E corri. Attenzione, occasione importante. Ed è rete! Conclusione bassa. 5-0. Grande conclusione ravvicinata. Una gran bella rete. Che ha fatto? Cioè ragazzi, da perdere 4-0, 4-1, quant'era? 4-1? È una grande soddisfazione per lui, una doppietta che conferma le sue straordinarie doti. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. È Waldo. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Direi. Paolo Cannavaro. Il quarto uomo indica. Ormai sono andati nel panico totale questi. Ormai. Dai, dagliela che c'è libero, dagliela che c'è libero. Non più libero. No. C'è più tempo, arbitro che manda le squadre e gli spogliatoi. Oggi non hanno soltanto vinto, hanno letteralmente demolito gli avversari. Non hanno avuto pietà. Io mi farei più vedere gli avversari di gol. Mamma mia. Secondo me quando negli spogliatoi si suicidano. Ha trascinato al successo la sua squadra con una fantastica doppietta, una prestazione. C'è spazio per andare. Occasione. E ha fatto anche al tiro. Ward 10 punti. Lavorano tutti, guarda, me lo pagano un miliardo. Allora, vediamo un po', Ward. Si è meritato il posto fisso. Anzolo si è meritato il posto fisso. Gomez se lo merita. E Saloni. E rimangono questi. C'è poi da fa. Sono quelli che giocano meglio. I 5 migliori. Andiamo un po'. Federazione Slovenia, no, ti ringrazio. Quell'occhio giocatore, chi è che rompe le balls?
Ministro, la ringrazio per avermi accettato, per avermi dato ascolto e avermi mandato in campo. E mi sei anche piaciuto. Io farei una bella cosa. Fare Gomez. Volevo dire una cosa. No, penso che non sia qui. Rosa, eccolo qua. Voglio vedere perché l'ho sempre messo in sostituzione. È COC e CC. Quindi si potrebbe mettere al posto di Gaudino, però andrebbe molto arretrato. Quindi sì, vabbè, domani lo dico. Noi non gli si darebbe più la possibilità di fare gol come prima. E invece l'aveva messo esterno sinistro, che non è il suo ruolo. Esterno sinistro giocava veramente bene, perché comunque ha fatto un gol che gliel'ha passato bestia, e Gomez ha fatto gol. E Ward e Ansola mi sembra che se la intendono anche benino. Io provo così, al limite, se è vero che non va, provo Caicedo. Pessimo al posto di che siedo, vediamo. Vediamo un po' cosa succede. Novembre, siamo sempre. Stiamo ancora attendendo il posto vacante per la Costa d'Avorio, no? La squadra di Perugia si è interessata a Jacopo Petriccio. Oddio santo. Oddio santo. E tre, trattiamo ancora questo Petriccio, che lo vogliono tutti e non abbiamo nessuno. Maledizione di Petriccione. 700, anche se sono 100.000 meno non me ne frega niente, vale 5,50. Offrissero anche 600. Petriccione, vai una buona volta. Bologna, sono curioso. Prenazione, Costa d'Avorio, no. Bologna, allora, io proverei questa formazione qua. Andiamo a vedere Bologna dov'è. 18esima. Fiorentina è finita 19esima. Allora, il Bologna si dovrebbe a regola vincere con il Bologna. Siamo pari in merito con la Sampdoria. Io vorrei almeno arrivare almeno quinto. Non sarebbe male. Quindi, ragazzi, questo bisogna vincerlo. Siamo pari in merito con la Sampdoria. Sampdoria che a suo tempo ci ha battuto, quindi andiamo. Proviamola. Almeno se vedo che non funziona cambio. Via, via, via. Facciamo Un l'ultimo, saluto da Piero ragazzi. Gibardo e benvenuti a questo match con me come sempre Stefano Poi Nava, a cui cedo vi subito la ricordo parola. comunque la Grazie live Piero, ogni benvenuto giorno alle all'arbitro, via il 5, fischio di il inizio. pomeriggio ora. Speriamo di assistere a un incontro Stasera sono emozionante, ricco eccezione di gol e perché oggi ho avuto spettacolo dei come problemi mai. con Purtroppo non se ne internet vedono spesso e nello non ho stesso potuto fare campionato. la live. Sono tutti i giorni Pronti alle per la sfida che 5. vede di fronte Bari e Bologna. Bari e Il Bari, squadra Bologna. che vuole ripetere la buona prestazione che le ha consentito di vincere fuori casa nel match precedente contro il Sassuolo. Gli attaccanti erano al Sassuolo. top della forma e sono andati Il a segno Sassuolo. ben 5 volte Vai nell'ultimo tempo. bestie, eh. Se dovessero confermarsi Però su io questi Bessie non ce lo livelli, vedo male, io nulla potrebbe impedirgli di vincere anche lo vedrei oggi. più come attaccante Bessie, sai che sono Vediamo con l'aiuto della curioso grafica la formazione dei padroni di casa. di provare l'attaccante solo L'allenatore ha deciso che. di schierare le due punte, Ah, giocherà che con un 4-3-1-2 palle come malle però. trequartista. Anzolo Lecce va mi sul piace come pronto.
Dante e Wardo pure. Attenzione al tiro, vada verso la porta. Madonna. Fuori gioco, stava andandosene verso la porta avversaria, non ho avuto dubbi l'assistente. Ma era al di là. Poco. Era al di là di Tuma. Allora, il Bologna. Adam Nosh. No, Vesti qua no. Può metterla da lì. E due, è la sagra della traversa. Verdi. E rossi. Ragazzi, che ci leghino anche loro stasera. Impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Hanno già fatto 3000 tiri in 10 minuti, oh. Due traverse hanno beccato. Punta l'area. Butta l'area. Dai che c'era. Attenzione, ha spazio per tirare. C'è il fuorigioco. Secondo l'arbitro. Guarda che ha fatto un tiro che neanche su una seggiola a rotelle tira così male. Comunque, questo casca. Non si sa svenuto. Il campionato è ancora lungo, ma già adesso si preannuncia una battaglia interessante per il titolo, che al momento vede coinvolte diverse squadre racchiuse tutte nella zitto. Chiaramente solo una. Mi distrae e basta vincere, con queste ciance da mercato. Anche una di queste, chissà. Oh. Però un campionato combattuto con più squadre in grado di vincerlo è sicuro. Dai, muoviti, muovi le cappe, te lì. Questo di scuola rota libera. State zitto. Avenatti. Occhio al suo movimento. Ce la fai a bloccarne uno? Guarda, ragazzi, su e tira via sto cacchio di pallone. Sta sfondando il tasto. Io qui faccio del male fisico al joystick, poverino. Guarda. Possesso del pallone. E non ne pigliano una. Se la pigliano la perdono. Verdi. Occhio a questo lancio. Verdi, palla in gioco. Mia. Oh, siete in 20. Tiro. Palla che termina largamente sul fondo. A metri a disposizione. Avenatti. È un gol che premia i loro sforzi. Ma che premia i loro sforzi che te l'ha passato al portiere? Vaffanculo. Guarda, mi sono cazzato. Su, perché non è possibile. Ed ecco che è puntualmente arrivato. Occhio all'avanzata del Bologna. Ne stiacca un altro. Ha provato la soluzione di potenza, ma non è andata come sperato. Madonna, ha tirato una missilata che ha calciato forte. È staccata anche la porta. Sicuramente meglio qui, anche se la palla non è uscita di molto. Pallone controllato senza difficoltà dai difensori. Ragazzi, non ci si fa affrontire, sono sempre in attacco questi. Occhio, cerca l'area di rigore. Sono ultimi in classifica tra un po'. Cross in mezzo. Occasione. Dai, corri, muoversi. Basta con questo attacco di merda, però avete rotto le balle con questo attacco qui, Ma c'è nessuno in difesa. Va con il possesso palla. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Ha risolto una situazione complicata concedendo il male minore, il calcio d'angolo. Palla messa in mezzo. Ci siamo. E c'è l'autogol. È arrivata la beffa dell'autogol. Non vaffanculo. Autogol dunque, episodio chiave della gara. Sì, va pure autogol. Ma guarda lì, sono tutti in difesa loro, ma è impossibile far gol. Come minchia. Tiraci! E cazzo pari! Come fai a parare una roba del genere? È un tocco morbido. Ce l'aveva anche parato sto stronzolo. La messa alle spalle del portiere con un tocco, se vogliamo, beffardo. Comunque sempre un solo, eh. Picchia in mena, picchia in mena. Ma sarà capocannoniere nero a sto punto. Fa tutti lui. Era un'occasione davvero troppo importante per lasciarsela sfuggire. Guarda. Non l'hanno sprecata. Ha mostrato tutto. Ce l'avrebbe parata. Grande anticipo sulla difesa dopo la respinta del portiere. Ragazzi, cioè, sono dentro la porta per far gol. Dentro la porta. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1.
Quarto uomo, sì, ma non ce la fanno. 3 minuti di recupero. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Punta l'area. E ragazzi, se non vi liberate, maledetti voi, come la chi la passo? Arriva il finale. Aspetta, fammi fare un po' di cambiamenti, io farei. E fammi fare due cambiamenti, io farei. Besten al posto di Caicedo. E Caicedo. Mi brucio una sostituzione. Perché l'altra volta ha girato bene. Guadino. Questa sostituzione potrebbe dare la scossa necessaria per cercare il gol del pareggio, Pier. Baragna metri. Ferrari. Ma una spallatina invece sempre di subirla. Leggera. Ma anche pesante. Mi va, andrebbe bene anche pesante. Dai, è soprane uno, mezzo. Verdi. Verdi, vai Gadì che sembra fresco. Occhio al suo movimento. E liberati, non sta lì. Ottimo intervento difensivo. Ma perché lo segua un centimetro coperto? Smarcati. Adam Noj. Guarda, guarda, sono lì libero. E c'è la conclusione. E nessuno se lo. Troppo pretese. Facile qui per il portiere. Vai, me l'hanno accoppato. Vai, a posto. Rosso. E giallo, me l'hanno accoppato. Fra i cattivi, cartellino giallo per lui. Speriamo per lui che il suo nome non compaia due volte, altrimenti è fuori. Vai male. Difficile da capire questo cambio. Tutti si sarebbero aspettati che inserisse un altro attaccante per recuperare il risultato, non un difensore. Forse per qualche problema fisico è non stato. Non ce n'ho altri io. Perché... Palla in mezzo dopo un buon intervento. Occhio al contropiede qui. Dai, corri! Su. Mamma mia, che fatica! Gara in casa per loro, come sempre. Juve, prossimo incontro. Incontri del resto del campionato italiano. Oh! E tira, merda, ci mette un'ora. E possono ripartire. Era gol questo, no? Tush, rimessa laterale. Se uno si sbriga. Perde palla. Lascia la miseria. Hanno spazio per andare in contropiede. Adam Noj. Siamo. Ma gli la levano, eh. Intervento del portiere. Chance importante dalla bandierina. Vai, ultima sezione, Cotrone, si si vede. Può far male da lì. Palo. Finisce al lato davvero di poco. Sacra del palo. Ha avuto sulla testa la palla per segnare. No, ora almeno per ricevere il pallone smarcatevi però. Almeno quello. Se no. Oh. Il Saloni, ragazzi, non si sbaglia mai, eh. Fuori gioco che c'era. Ma di chi? Le immagini, anche se di poco. Ottima la chiamata dell'assistente qui. Ha interrotto comunque un'azione che non mi sembrava particolarmente pericolosa. Adam Noj. Dai, ti passa. Si passa tra le gambe e no, non la prende. Bologna prova a proporsi davanti. To. Sarà rinvio dal fuoco. Ah, pure mia? Ipotesi rimonta che sembra allontanarsi sempre di più. Ma stai zitto, portarogna maledetto. Non può sbagliare da lì. Ed è rete. Risultato che torna in questa qualità. Pensavo andasse fuori. Due reti, ma non bene, si sono bene. Ah, Irdmaier, penso sia il primo.
campionato che per loro sta andando veramente alla grande fino a questo momento. Possono essere sicuramente soddisfatti della loro posizione in classifica. Wow. La regia ci ripropone noi, Bari? Da un'altra angolazione. Primo, match davvero spettacolare, almeno per i tifosi neutrali. 2-2 il risultato. I tifosi neutrali. Tifosi neutrali non ci viene a vedere la partita, no? Di gara. Che discorsi fai? Da casa il tifosi neutrali. Adam Nosh. Navamo. Ferma il gioco l'arbitro. Occhio a questo calcio di punizione. Come calcio di punizione? Non mi dica che me la spari in porta, Abbiamo appena visto come non si calcia un calcio di punizione. Paura. Ah, conclusione da dimenticare. Traiettoria che non ha creato alcun problema al portiere. Ma ce l'hai dietro! Era un passaggio dietro! Perché? Palla che finisce, può essere in gol partita! Male qui l'attaccante su questo tiro avvicinato. Ste cose non. Ste cazzate, non le capisco. Forse l'ha colpita. Non le capisco, era un passaggio indietro. Accidente a te. Sono 3 i minuti addizionali concessi dall'arbitro. Ci provano ancora, non è finita, vogliono vincere. Ci prova una secchia, si allontana lì. Ce l'hai davanti, ti allontani il pallone di un chilometro. Ma vaffanculo. Posso dire? Dunque un parente. Partita che si chiude dunque con risultato di parità. Credo possano essere soddisfatti del punto guadagnato. Che se non vinco con loro, con gli altri ci perdo. È un diventa drammatica la situazione. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Non solo ha segnato il gol del pareggio, ma si è reso protagonista di una prestazione. Ragazzi, cosa abbiamo fatto? Due pareggi, una sconfitta, una vittoria. Saloni 9.4, Saloni, c'è pure da fa. Allora, continuiamo ad allenare loro, che è la creme della squadra. Sì, però prendetemi un po' di punteggio, ragazzi, No, è inutile. Allora, siamo quinti. Non ci credo, quinti. Come mai? Il Sampdoria ha perso allora. Yes. Ah, bene. Perché? Con chi? Contro chi è andato? Indaghiamo, che sono curioso. Sì, questo l'avevo capito. Allora, c'è una sfilza di giocatori che hanno segnato 8 gol. L'Inter, Valero l'ha fatti con me 4, 3, quanti ne ha fatti? Ah, però ci abbiamo anche Gomez, sesto. In sesta posizione abbiamo 3 pari merito, Valero, Reus e Anquan Song. Non male. Allora, dicevamo noi la Sampdoria. La Sampdoria ha pareggiato, non ha perso. Ma scusa, allora se eravamo pari merito, per me sono andato su io. Noi abbiamo pari merito Sampdoria Bari. Perché sono a 21 e la Sampdoria a 20 se... Ah, perché la deve ancora giocare. La deve ancora giocare. E comunque, ragazzi, abbiamo 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Non stando... Anzi, 4 sconfitte.
sta andando molto bene. Vediamo la prossima volta. Ah, già, la prossima è da Juve. La squadra del Vecchione si è interessata a Bahir Madari per 5,50. Chi è? Domanda non è se te lo do, la domanda è chi è il portiere. Praticamente lui è una primavera, ma sì, anche se non ho portieri, ma te lo do. Mi prenderò un altro della primavera, tanto non l'ho nemmeno allenato. Appena offerta per il cartellino da 6,50. Noi andiamo avanti con questi cifrone, che in Serie A è tutto dire. Eci magari vai in un'altra squadra così ti allenano e magari giochi anche. Mikai non lo vendo, anche se mi offrono 10 milioni, 12 milioni per me sono veramente tanti. Perché però anche se ultimamente Mikai non allenandosi più. Non voglio fare pensieri di questo genere, però Quimby è rosannato, Michele. Petticciola hanno accettato l'offerta! Yuhu! Dopo 4 volte! E 200 se le puppa la dirigenza, bene. Ok. Quindi 1 milione e 3. Ne avevo 1 milione. Boh, vabbè. Allora, la prossima volta siamo, cioè, al prossimo giro, ragazzi, questa la giocheremo la prossima volta. Siamo con la Juventus. Io, anzi, fatemi vedere dov'è la Juve. Prima in classifica. La mia domanda è semplice: se con l'Inter abbiamo perso 4-1 e l'Inter è settima, con la Juventus che è prima, quanto perderemo? Quindi, ragazzi, vi lascio con questo quesito e ci vediamo domani. È sabato, no, domani è venerdì. Domani ci vediamo alle 5 qui su Twitch. E penso che porterò Vier Billions, che l'ho preso da poco, quindi c'è un po' di, diciamo, di hype per giocarci. E poi posterò anche la live su YouTube, quindi per chi è iscritto su YouTube vi invito a iscrivervi su Twitch e viceversa, chi è su Twitch vi invito a iscrivervi su YouTube, perché comunque ci sono anche su YouTube ci sono 250 video ho fatto finora, quindi insomma di cose da vederne oltre alle live ce ne sono veramente veramente tante. E quindi ragazzi, niente, vi invito anche a, tanto ci sono tutti i link sulla pagina in basso, vi invito anche a iscrivervi su Discord perché almeno possiamo chiacchierare, giocare insieme anche in live volendo, chiaramente sempre rispettando, diciamo, una forma di educazione basilare che è quello di, diciamo, di normale, e chiaramente problemi io non me ne faccio, cioè spesso e volentieri mi vengono a trovare mentre faccio live, si chiacchiera tranquillamente, quindi non ci sono problemi, basta comportarsi bene con educazione e si fa tutto. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia. E niente, ci vediamo la prossima volta, domani alle 5. Ciao a tutti, grazie.